siamo qui in compagnia del presidente Giani, immancabile la sua partecipazione al corteggio storico a cui ormai è molto affezionato. Questa è una delle manifestazioni popolari più importanti della nostra Toscana e ci riporta a una storia che è una storia di relazioni, di commerci, che ha reso la nostra terra sempre estremamente attrattiva e conosciuta. In questo caso la storia di Michele Dagomari, commerciante di Prato, che addirittura nel 1141 in sposo a Gerusalemme trovò dalla sua donna Maria in dote questa sacra cintola che vuole essere la cintola della Madonna nel momento culminante della redenzione del Cristo. Naturalmente quando parliamo di questo vediamo che alla fine della sua vita il commerciante pratese donò a quello che oggi è la proprietà del comune e della diocesi, unione quindi fra aspetto religioso e aspetto civile, la sacra cintola esattamente 850 anni fa. Nel 1172 il dono alla Pieve, quindi da 850 anni in realtà è una manifestazione che vede Prato al centro della Toscana e tutte le città toscane rendere omaggio alla città lagnera. La Toscana sta lavorando per un disegno di legge nazionale che cerchi di tutelare e valorizzare le manifestazioni e le tradizioni storiche dei nostri comuni. Innanzitutto siamo stati la prima regione a fare la legge regionale e diamo un grande supporto, un contributo per che ci consente di avere ogni anno per le nostre manifestazioni storiche il contributo che la Regione giustamente dà, sono quasi 150 in Toscana. E dall'altra però è bene che sia anche lo Stato, perché onestamente queste sono manifestazioni fondate sul volontariato, sullo spirito di comunità, sulla passione per la storia e della cultura che poi rende omaggio a quello che l'Italia è nel mondo. Grazie Presidente, buon 8 settembre. Viva Prato e viva la Sacra Cintola.